aggrava con il passare delle ore la tensione lungo le linee tra Israele e i territori palestinesi occupati. Il governo Bennett sta reagendo con il pugno di ferro agli attacchi armati compiuti da palestinesi a Beersheba, Hedera, Bnei Brak e Tel Aviv nelle ultime 3 settimane, che hanno provocato 14 morti. Si moltiplicano le incursioni di reparti speciali dell'esercito nei centri abitati cisgiordani, in particolare a Jenin e nei villaggi vicini, e sono ormai dozzine gli arresti di palestinesi compiuti più delle volte durante la notte, che sono seguiti da proteste e scontri. Nelle ultime 24 ore sono 4 i palestinesi uccisi dai soldati israeliani. L'ultimo, un ragazzo di 17 anni, era stato ferito ieri nella zona industriale di Jenin durante una sparatoria che ha visto preso di mira il fratello di Raad Azem, l'autore dell'attentato della scorsa settimana a Tel Aviv. Ha destato particolare clamore e sdegno tra i palestinesi l'uccisione ieri di Ghada Sabatin ad un posto di blocco israeliano nei pressi di Betlemme. Un video mostra la donna, 47enne, madre di 6 figli, che viene colpita mentre si avvicina a un militare. I soldati israeliani hanno detto che i suoi movimenti apparivano sospetti, ma la donna non aveva con sé alcun'arma. La tensione ha raggiunto anche Nablus, in particolare l'area della tomba del profeta Giuseppe, un sito frequentato soprattutto da coloni israeliani. Tutte le sere, da alcuni giorni, si ripetono inoltre tafferugli alla porta di Damasco di Gerusalemme, con la polizia israeliana che usa manganelle e granate stordenti, e non manca di compiere arresti tra i palestinesi, in gran parte giovani, che si riuniscono in questo ingresso simbolo della zona araba della città dopo la cena che chiude il digiuno quotidiano nel mese di Ramadan. Una situazione che, ripetono oramai in tanti, rischia di sfociare in una escalation ampia e sanguinosa. Un anno fa le tensioni di Gerusalemme innescarono uno scontro militare a Gaza tra Israele e il movimento islamico Hamas, costato la vita a circa 270 palestinesi e ad alcuni israeliani. Watch out, Allah.